Dunque, a proposito del lavoro su Superman, possiamo dire alcune cose, ci sono alcune chiavi di lettura, alcuni livelli. Il livello principale è questo Superman che è contenuto dentro ognuno di noi e che anticamente, quando è nato come figura del fumetto, è nato per essere la parte vincente del nostro ego. Io l'ho voluto rappresentare in realtà come una parte riflessiva, una parte legata al sentimento della malinconia, al sentimento del non essere sempre al centro dell'energia, ma essere un pochettino di lato, a vedere, a prendere con le molle anche il proprio ruolo. E quindi è una figura un po' atipica, un po' che disturba proprio per come è concepito. In più c'è il discorso molto, molto forte dell'immagine sull'immagine. Questo non è l'originale, il quadro da cui ho tratto questo lavoro è un quadro molto più piccolo, fatto su materiale povero e una masonite raccolta in fabbrica, e l'ho fotografata e l'ho fatta stampare da altre persone, non sono nemmeno intervenuto io nella stampa. Perché? Per fare un discorso sulla cancellazione del ruolo dell'artista, e affinché venga completamente, in un certo senso, epurato, sintetizzato, diventi puro il messaggio e il significato e vengano cancellate o azzerate in qualche modo le figure dell'artista, dell'opera, del medium, del lavoro, nonostante che si vedano le pennellate, si veda la fattura manuale della cosa, quindi c'è una certa presa di distanza del lavoro dall'artista, dal medium, eccetera, eccetera. Questo qui in pratica è il significato di questo lavoro. Poi ci sono diversi livelli legati ai vari simboli, il piano, la carta, la luna, il cielo fatto a strisce, eccetera, eccetera. Si lega molto, si lega in questa mostra qui sull'arte della non violenza per alcuni significati legati al discorso della malinconia, che fa parte di tutto un filone legato a Giordano Bruno, alla malinconia di Dürer, eccetera, eccetera, e in più anche sul discorso legato a quella frase di Gandhi che diceva: non posso disarmare tutto il mondo, ci sono una persona che posso disarmare e sono io. Quindi il lavoro esistenziale di riflessione sul significato profondo dei nostri gesti può essere fatto semplicemente almeno su di noi. Bello. Ma quella è la luna che si vede dietro? Sì, quella faccia. La luna è, ci sono diversi simboli legati alla luna, può essere la figura femminile, può essere anche la luce che illumina il buio del cielo, e poi legato a questo significato del calendario ebraico, che è un calendario legato ai moti della luna invece che al sole. E il pianoforte? Il pianoforte è legato al discorso che della musica è sempre c'è sempre questo simbolo di questo non sparate sul pianista. C'è un lavoro di riflessione, di critica delle proprie cose, però non di violenza, non di critica.
il clavionetto, lo sparate sul pianista, c'è qualcuno che sta facendo musica, no? Okay. C'è qualcuno che mentre suoni non è un'azione violenta questa di posizione, ma è e vedo una M per terra, è l'unica firma. La M per terra è la firma mia, ecco, però immaginate. È fatta, richiamo un pochettino la C di copyright che c'è nei fumetti, ecco. Per questo qui è... E l'altro segno che si vede tra l'altro i piedi? L'altro segno è la carta, è una carta di cuori che okay. Può anche significare tutta questa tristezza legata al movimento dell'asso di cui c'è il cuore. Okay. Il cuore, c'è un'altra mia amica artista che ha significato nel labirinto il cuore, e allora il cuore è okay. Anche quello che... È il principale. È un legame tra. Okay. Grazie Mimmo, è bello perché. Grazie a te.